Direttore, campagna vaccinale, insomma, come stanno andando le cose in questi giorni? Ci sono tante file, ma era comprensibile. Ma ci sono tante file perché c'è tanta gente che ha voglia di vaccinarsi, che non rispetta a volte neanche la prenotazione perché vuole vaccinarsi subito. Stiamo andando bene, siamo come regione 2 punti sopra la media nazionale, oltre 340.000 dosi somministrate, per cui insomma mi sembra che stiamo andando bene. C'è un po' di pressione sulla vaccinazione, ma la stiamo affrontando bene. Molti stanno decidendo di vaccinarsi proprio in queste ore, anche per la prima dose. È vero, ci sono anche un numero di prime dosi importanti, però insomma alla fine noi vacciniamo tutti, prime dosi, seconde dosi, terze dosi. La campagna vaccinale abruzzese è andata e sta andando molto bene. Ci potrebbero essere problemi per gli approvvigionamenti dei vaccini, direttore? No, fino ad ora non c'è nessun problema e le sono previste consegne sia per il mese di gennaio che di febbraio. La regione Abruzzo è pronta, vediamo cosa decide il governo e lo applicheremo senza problemi. Oramai la macchina è rodata ed è in grado di aumentare e diminuire qualsiasi tipo di attività. Può confermarci che nei prossimi giorni aprirà Pescara un altro hub vaccinale al Palafiere? Guarda, sì, è in itinere questo discorso, insomma, questa è una competenza della ASL di Pescara, però ripeto, è un sistema che può aumentare e diminuire il numero degli hub secondo le necessità. Questa è, diciamo, la cosa positiva della campagna vaccinale abruzzese.